Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese. Accordo sulle indicazioni geografiche tra la Cina e l'Unione Europea. Una pietra miliare sulla strada della cooperazione economica tra Cina e Unione Europea che ci riguarda molto da vicino è l'accordo da poco sottoscritto tra il gigante asiatico e l'Unione Europea, che entrerà in vigore nel 21, per tutelare centinaia di prodotti agroalimentari sui rispettivi mercati e proteggere il consumatore vittima di pratiche ingannevoli come per esempio l'utilizzo di simboli, di nomi ambigui o di imitazioni. Saranno inizialmente 200, metà per la Cina, metà per l'Unione Europea, le indicazioni geografiche tutelate. Dopo 4 anni dall'entrata in vigore dell'accordo, la lista potrà essere integrata da ulteriori 175 prodotti per parte. Dei 100 prodotti della lista, ben 26 sono italiani, per un valore delle esportazioni in Cina che nel 2019 è stato pari a circa 75 milioni di euro. Vini, salumi e formaggi in particolare, per portare sulle tavole cinesi i sapori della nostra tradizione enogastronomica. L'accordo è uno strumento concreto di protezione per consentire a queste eccellenze del gusto di presentarsi sul mercato cinese con una reputazione rafforzata e di contare su una comunicazione visuale che li renderà facilmente riconoscibili ai consumatori cinesi. Nel 2019 la Cina è stata la terza destinazione dei prodotti agroalimentari dell'Unione Europea per un valore pari a 14,5 miliardi di euro e la seconda per i prodotti etichettati come indicazioni geografiche. Il potenziale di sviluppo del settore è ancora molto ampio e la quota di mercato dell'Italia è destinata ad espandersi anche grazie alla campagna di comunicazione che verrà capillarmente svolta in Cina a favore dei nostri prodotti agroalimentari.